Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it e oggi ti voglio parlare di come pulire gli infissi in alluminio. Non c'è niente di più semplice, infatti l'alluminio è un materiale che si pulisce veramente in maniera molto molto semplice. Basta una spugna o un panno per pulire la superficie dell'alluminio con uno shampoo tipo neutro, lo stesso procedimento che viene utilizzato per la macchina. La macchina infatti è una superficie metallica, l'autovettura è una superficie verniciata, quindi con un panno, con una pelle di daino, con una spugna, qui puoi pulire la superficie in maniera molto molto facile. Puoi dare del vetril, spruzzino nella parte del vetro, quel poco di ammoniaca che c'è nel vetril non danneggia l'alluminio perché c'è una percentuale veramente piccola. La cosa importante da fare è di non utilizzare dei prodotti aggressivi come dei detergenti troppo forti, oppure un'altra cosa da non fare è non utilizzare benzina, cioè quella benzina iniziasse una cosa, in passato si usava a fare delle pulizie molto molto grosse. Altra cosa importante, una spugna semplice e normale che non sia abrasiva, se usi la spranghina, quella in acciaio, la vernice se ne va, è come pulire una macchina con la spranghina, o basta che quelle spugne che da una parte sono gialle come questa e dall'altra sono verdi, si riga tutto, sia il metallo sia anche il vetro. Purtroppo ci sono dei cantieri dove vengono usate dalle imprese di pulizie delle spugne e fanno dei cerchi così nel vetro, i vetri sono da buttare, cioè non si cambiano più. Chi fa quel mestiere lì dovrebbe sapere come si pulisce un vetro. Quindi pulizia dell'alluminio molto molto semplice. Se l'alluminio è stato fatto, scelto di prima qualità e la verniciatura è stata fatta come si deve, pulendolo nel modo giusto è un infisso praticamente eterno. Nessuna difficoltà e massima semplicità. Quindi tutto molto facile, pulisci i tuoi infissi con detergente neutro, con un panno o con una spugna. Niente detergenti aggressivi e niente spugne abrasive. Ciao e al prossimo video!